La banca oggi finanzia chi ha già capitale proprio e non valuta la validità di un progetto di investimento. Questo è molto grave perché nella mia esperienza io assisto anche a start-up di giovani super laureati i quali presentano solo la bontà del progetto ma non avendo garanzie collaterali non ricevono assolutamente finanza dalle banche. L'economia del Mezzogiorno d'Italia ha subito una forte trasformazione a partire dagli anni 90, a seguito dei mutamenti introdotti nel settore bancario. Il sistema del credito ha progressivamente impoverito la sua funzione di supporto allo sviluppo locale, con conseguenze disastrose per la piccola e media impresa, soprattutto al sud. Da fine anni 90 in poi le banche, che sono mutate radicalmente, hanno cambiato decisamente il loro atteggiamento verso la piccola e media impresa, spesso criticate anche dalla Banca d'Italia, per cui oggi la piccola e media impresa non ha interlocutori locali di riferimento. Un convegno a Palazzo San Giacomo ha messo a confronto esperti di economia e di diritto per tracciare un quadro storico dell'economia del Mezzogiorno in rapporto alle trasformazioni del sistema bancario e ragionare sulle possibili strategie per raddrizzare il forte squilibrio fra nord e sud. Marco Esposito, giornalista economico del Mattino, sottolinea che appena il 7% dei finanziamenti erogati dalle fondazioni bancarie arriva nel Mezzogiorno del paese. C'è bisogno di un recupero di classe dirigente. Noi non dobbiamo dimenticare una cosa, che le banche sono soprattutto una straordinaria palestra per verificare chi sul territorio riesce a fare gli interessi del territorio. Quindi dobbiamo stare vicini alle banche locali, che per fortuna stanno anche tornando, ci sono diverse iniziative che sono nate da poco proprio nell'area di Napoli, e poi dobbiamo recuperare un rapporto con le fondazioni bancarie, cioè con quei soggetti che raccolgono sostanzialmente i proventi che derivano dalle banche su tutto il territorio nazionale e che poi attualmente investono soprattutto nell'area storica di provenienza, quindi a Verona, a Torino, a Milano e così via. Il fatto che il sindaco di Verona possa nominare 3 rappresentanti nella Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona, che poi vuol dire Unicredit, quindi anche sportelli sul nostro territorio, mentre il sindaco di Napoli o di Salerno o di Catanzaro non possa fare altrettanto, è una sperequazione che può essere corretta. Il convegno è stato organizzato dal Comune di Napoli su iniziativa della consigliera comunale Teresa Caiazzo. Il Mezzogiorno e i nostri territori in generale sono rimasti senza il sostegno al credito sostanzialmente, senza il sostegno delle banche che prima operavano sul territorio ed erano vicine alla popolazione, vicine alle imprese e facevano veramente il sostegno alle piccole e medie imprese.